Allora, rieccoci qui con un nuovo video, vi faccio vedere prima grosso modo le differenze che ci potrebbero essere tra, prendiamo come esempio il forte per prendere un esempio di Kentucky italiano, vi faccio vedere le differenze e poi ci ritroviamo direttamente qui, partiamo così di botto, senza senso, come al nostro solito, apriamo le buste, vabbè, qui sulle buste non c'è molto da dire, tranne che questo è l'Anfora Kentucky Blend prodotto sempre dalla McBaren, se non ricordo male, ed è un'edizione che in Italia non esce con questo fantastico blu, le sfumature di nero. La andiamo a aprire. Ovviamente qui ci sono le nostre classiche avvertenze. Fatto in California. Oh, ok. Vediamo se dentro la busta c'è qualche altra indicazione. Vediamo cosa c'è scritto qui. Ah, ok, Anfora Kentucky Blend is harmonious blend based more. Vabbè, 100 anni, 150 anni di esperienza. Ah, un dark fired, quindi un Kentucky scuro curato a fuoco. Ah, ma c'è del Virginia dentro. Vabbè, prendiamolo per esempio comunque, ok. Allora, vi faccio vedere ovviamente di che colore è. Ovviamente, oh, forse è un po' troppo scuro qui in camera, ma rende abbastanza bene. Comunque, come tutti gli Anfora, è un broken flake più che un ribbon. Perché se vedete ci sono questi pezzettoni che sono belli grandi e sembrano dei tagli di un flake più grande. Come odori, ragazzi, è principalmente, avvicino, avvicino, così ve lo faccio vedere meglio, forse così si vede meglio, sì, assolutamente sì, è molto fedele alla riproduzione qui in video. Gli odori sono, ragazzi, molto più, quasi balsamici, aromatici, sono molto più leggeri, meno pungenti del Kentucky. Ovviamente poi facciamo vedere il forte, vabbè, lo conoscete in tutta la sua foggia. Questo è umidissimo, ragazzi, è molto molto umido come tabacco, mentre vedete che colori, che differenza. Questo è scurissimo perché cioè, a parte che è ancora umido, questo è proprio secchissimo e c'ha dei colori che sono molto più biondi. Ma in realtà qual è la vera differenza tra l'uno e l'altro? Questo ha degli odori un po' più aromatici, questo ha degli odori un po' più pungenti, il classico stallatico, il classico cuoio. Ma giriamo la camera e ci rivediamo subito. Se parliamo di due Kentucky completamente diversi. Mimmo, c'è del Virginia qui dentro, eh? C'è un pizzico di Virginia comunque. Però, quali sono le grosse differenze fra l'una e l'altra? Abbiamo visto il loro aspetto, diciamo così, visivo, uno un po' più scuro, l'altro un po' più chiaro, a livello, diciamo, olfattivo, così, senza essere bruciato, a secco. Uno ha degli aspetti più balsamici, più erbacei, mentre l'altro ha degli aromi un po' più pungenti, più ficcanti di cuoio stallatico. Ma in fumata che differenza c'è? La differenza è grosso modo sostanziale, perché così come si sentono a livello di secco, a livello di bruciato gli aromi vengono spinti, diciamo, un po' di più. Quindi quello che possiamo trovare, ad esempio, in un forte che conoscete in tutte le sue salse, avete visto migliaia di video, qui in sostanza non c'è, perché qui lo stallatico non lo trovate, il cuoio non lo trovate, ma è un sapore molto più legato, come dicevo, ai sapori erbacei, dolci, anzi al gusto, pardon, dividiamo aromi e gusto. Un gusto dell'uno è molto più amaro, un amaro, diciamo così, più legato a qualcosa di forte, ecco, mentre l'altro ha un gusto più legato al dolce, ok? Con una sapidità leggermente diversa tra l'una e l'altra, uno un po' più spinto, il Kentucky italiano, l'altro invece giocato molto, come dicevo, sulle note dolci. Aspetto aromatico invece, le note aromatiche, come dicevamo, quelle che si sentono a secco vengono grosso modo confermate anche durante la bruciatura e quindi vengono spinte all'ennesima potenza. Ovvero, nel Kentucky americano abbiamo
note balsamiche, di erba, quasi legate al biscotto, al pane, mentre per quanto riguarda il Kentucky italiano, sta al latico, cuoio e legno, un legno molto più stagionato, diciamo così. Magari lì sì, anche nel Kentucky americano troviamo del legno, ma un legno un po' più verde. È un po' più, diciamo così, legato a quello che veniva definita la boiserie della nonna, ecco. Comunque, questo è grosso modo tutto, brevissimo video proprio lampo. Ringrazio il buon Mimmo che mi vede qui. In sostanza, Giuseppe, buono il Kentucky americano, ma il forte non si batte. Oh, Mimmo è legato al forte. Mimmo non si vuole far vedere, ma Mimmo è legato al forte. Dice che è più buono il forte. In realtà no, più buono è il Kentucky americano. Ma sono gusti, sono gusti. Andiamo avanti, ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, ciao ragazzi.